Mister Criago, il Brancaleone espugna il Pellicanon, gol a pochi minuti dalla fine, vi ha permesso di ottenere 3 punti importanti per risalire la classifica. È stata una partita molto in equilibrio, poi però nella fase finale del match avete preso il sopravvento, non so se per una questione più fisica o di testa, però siete riusciti a creare diverse opportunità da gol, anche il palo colpito da Obinna e poi appunto la rete che è arrivata in mischia segnata da Carbone. Sì, dici bene, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti abbiamo spinto un pochino in più per andare poi a vincere la partita, ma è la mentalità che secondo me ci lavoriamo su sta roba qua. Siamo stati fortunati a trovare il gol a 4 minuti dalla fine, così come domenica scorsa l'abbiamo preso al 96esimo. La partita è stata in perfetto equilibrio, credo che è stato un primo tempo equilibratissimo. L'abbiamo spaccata secondo me anche con i cambi, perché poi con l'ingresso di Obinna ho dato gamba alla squadra, e lì siamo stati bravi poi a ripartire 3-4 volte. Il vocale a Mister Saviano ha fatto anche dei cambi che erano per andare a vincere la partita, perché sono entrati altri attaccanti sullo 0-0, quindi bisogna sottolineare anche il lavoro che poi è andato a fare il mio collega Saviano, perché voleva andarla a vincere, e noi siamo stati furbi, siamo stati bravi, siamo stati esperti a fare gol. Poi dopo il gol credo che non ci sono stati più sussulti, non c'era più tempo per una reazione del vocale, però abbiamo fatto una grandissima prestazione secondo me dal punto di vista tattico. Non era facile venire qua a imbrigliare per lunghi tratti il vocale. Il vocale è una grandissima squadra, non lo dico perché oggi si è vinto, ma lo sostengo dall'inizio del campionato. Sono sicuro che poi alla lunga il vocale riuscirà a centrare gli obiettivi che si è prefissato. Non si parla mai dei singoli, lei accennava poco fa a Obinna che è entrato, ha fatto davvero molto bene, l'ho definito in telecronaca onnipresente perché era davvero dappertutto, sia in attacco che ad aiutare la difesa. E una menzione forse andrebbe data anche alla Canà che dopo 1 minuto e mezzo ha parato il rigore, quel rigore avrebbe potuto forse già cambiare la partita. Assolutamente, credo che il rigore è sacrosanto, perché il rigore c'era, è stato bravissimo la Ghana. Oggi bisogna dare merito anche alla Ghana. Saremmo stati puniti dopo 15 secondi, onestamente, poi la partita sarebbe messa sicuramente in tutt'altro modo, però bisogna accettare quello che succede all'interno delle partite. Credo che con l'esperienza che sto maturando ho iniziato a capire che bisogna accettare tutte le situazioni del campo, bisogna pure accettare degli errori, perché credo che poi dalle riprese, voglio andare a vederlo, dopo un quarto d'ora c'era un rigore, credo sacrosanto, di Barnoschi, poi andremo a riguardarla, sicuramente voi avete visto meglio di me, però bisogna dare grande merito alla Ghana, perché poi la partita è rimasta sullo 0-0, quindi partita in equilibrio, sicuramente le situazioni diventano diverse dall'andarla a rincorrerla poi. Un'ultima battuta, noi ci rivedremo tra 7 giorni per il ritorno di Coppa. Si riparte dal 3-0 in favore del Bocale. È un Brancaleone che comunque verrà qui. Probabilmente è difficile rimontare 3 gol, però non vi tirerete indietro. No, però sfondi una porta aperta, credo che il 3-0 non dia scampo alla mia squadra, ma noi, come giusto che sia, dobbiamo onorare la partita, e cercheremo di onorarla, e così come è stata all'andata stringeremo la mano qualora il vocale passasse il turno, e ci rivedremo presto. Ci vediamo in uno stretto posto di giri, ci siamo visti 3 volte, però per me è sempre un piacere tornare qua, perché ritrovo un sacco di amici e va bene così. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Mister Saviano, prendere gol a pochi minuti dalla fine fa sempre male, in una partita che comunque si era mantenuta sul filo dell'equilibrio per tutto il tempo. Peccato per quel rigore sbagliato all'inizio, può capitare di sbagliare un rigore, poteva cambiare la partita da subito. Poi però nella fase finale c'è stato un Brancaleone che è uscito fuori, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Forse lì è venuto un po' a mancare il vocale, proprio in quella fase finale. Ma è uscito fuori il Brancaleone perché dopo che noi avevamo corso per 80 minuti è normale che poi non hai più le gambe, non hai più il fiato per mantenere 90 minuti di come eravamo partiti. Giustamente, come detto, se fai il rigore la partita cambia, e se fai il gol alla Cittanovese abbiamo 2 punti in più, e se abbiamo questo siamo qua sempre a recriminare e recriminare. Quindi devo dire che i polli siamo noi, perché il gol ce lo siamo fatti noi anche questa volta. Loro hanno appoggiato direttamente dentro la porta, mi sembra, c'è stata una mischia su un calcio d'angolo, quindi ogni errore che facciamo lo paghiamo caro. Abbiamo la possibilità di fare gol, non segniamo nemmeno i calci di rigore, quindi è un momento di difficoltà per la squadra,
Sicuramente non molliamo, continuiamo a lavorare, bisogna lavorare sulla testa di questi ragazzi, che giustamente tre sconfitte consecutive iniziano a diventare pesanti. Quindi già da domani mettiamo la testa al Praia e sabato partiremo sicuramente in ritiro per andare lì e a battagliare e cercare di limitare i danni il più possibile. È una fase difficile del Vocale che è arrivata tra l'altro proprio in un momento in cui si sta giocando praticamente ogni tre giorni e si riscontrano anche qualche infortunio che può pesare, anche oggi esempio quello di Isabella, ma verrebbe da dire non eravamo dei fenomeni all'inizio quando si vinceva, probabilmente non si è dei brocchi adesso con questi risultati, è solo una fase. Ma è normale, se tu vuoi partecipare alla Coppa Italia e la vuoi partecipare per arrivare il più lontano possibile, poi ci ritroviamo ad avere infortuni, ci troviamo a giocare ogni 3-4 giorni, quindi abbiamo fatto questa scelta di portare avanti anche la Coppa Italia e ormai non ci possiamo piangere su, bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare e continuare ad incitare questi ragazzi che in questo momento hanno bisogno.